Ben ritrovati, cari, ai racconti della strega. Siete pronti per un nuovo misterioso racconto? Seguitemi. La storia dell'uomo è piena di casi irrisolti, di casi incredibili a cui ancora oggi non si riesce a dare una logica e razionale spiegazione. E ci sono così storie misteriose e affascinanti, senza ancora una risposta certa a tutte le domande che hanno portato con loro, come il caso di Jean Hilliard. Buona visione e buona magia. Jean Hilliard nasce a Langby in Minnesota nel 1961. Il 20 dicembre del 1980 Jean era una ragazza di 19 anni. Stava tornando a casa da sola dopo aver passato la serata con amici guidando la sua auto in una notte freddissima. La temperatura era meno 22 gradi e la neve era copiosa ai margini autostradali. Jean era quasi vicino a casa quando qualcosa di terribile è accaduto. La sua auto si è rotta in un luogo totalmente isolato. Ancora oggi gli investigatori non hanno capito la causa dell'incidente. Cosa fare in questa situazione? Ricordiamo che nel 1980 non c'erano i cellulari. Per un momento la ragazza ha considerato di passare la notte in macchina, ma aveva paura di morire congelata a bordo del veicolo. Jean poi ricorda che non era lontana dalla casa di un amico, Wally Nelson. Uscì quindi dall'auto affrontando la neve, il ghiaccio e la bassissima temperatura, cercando di raggiungere la casa dell'amico. Ma la casa non era così vicina come pensava. Le gambe di Jean hanno iniziato a congelarsi per il freddo. Il vento gelido letteralmente le tagliava il suo volto. Ogni passo era molto doloroso e lei non sembrava andare da nessuna parte. Dopo una marcia che sembrava non finire mai, ha finalmente raggiunto la sua destinazione. Completamente esausta e praticamente priva di sensi, fu incapace di suonare il campanello o gridare aiuto, cadendo nel cortile della casa dell'amico. Era l'una di notte e per 6 lunghe e buie ore Jean rimase a terra esanime, congelando nella neve. Il mattino dopo, il corpo di Jean è stato trovato duro come il ghiaccio proprio dall'amico Wally, che ha immediatamente messo il corpo congelato dell'amica nella sua auto. Anche se sembrava essere morta, decide di portarla in ospedale. Più tardi, Wally disse: "Ho pensato che fosse morta. Il suo viso sembrava un fantasma." In ospedale i medici hanno subito pensato al peggio. Il suo corpo era così duro che è stato impossibile misurare la temperatura. Questo significa che era inferiore ai 26 gradi. I medici non erano in grado di muovere o piegare nessuna delle sue articolazioni. Respirava appena 2 o 3 volte al minuto e il suo cuore batteva solo 8 volte al minuto. Non c'erano prove di un polso o di una pressione sanguigna. Il suo corpo era troppo congelato per trovare una vena per ottenere un impulso cardiaco. La diagnosi era nefasta. Anche se la ragazza fosse sopravvissuta, avrebbe avuto seri danni cerebrali e l'ipotesi di amputare gambe e braccia, rese necrotiche dal gelo, divenne una realtà concreta. I medici, anche se pensavano che fosse già morta,
fecero un ultimo tentativo di riportarla alla vita. L'avvolsero in coperte elettriche e trapunte e la ragazza ebbe una serie di incredibili e continue convulsioni. Durante quelle drammatiche ore, molte persone, tra cui amici e parenti, hanno sostenuto Jean con una catena di preghiere. Durante le prime ore in cui la catena di preghiera era in corso, le gambe e i piedi della ragazza, invece di diventare più scuri, iniziarono a schiarire e riguadagnare il loro colore naturale. I dottori e le infermiere si presentarono per ammirare la sfumatura rosata che appariva sulla linea di demarcazione in cui l'oscurità iniziava sulla parte superiore delle cosce, il punto in cui si pensava di dover amputare. La madre di Jean raccontò che le teneva la mano e la chiamava per nome. Hanno aspettato per più di un'ora accanto al suo letto, sperando in qualche segno di vita, ma sembrava proprio morta. Quando quasi non c'era più speranza, improvvisamente la ragazza si è mossa, aprì gli occhi e chiese un po' d'acqua. Nessuno riusciva a credere a quello che stava accadendo. Era praticamente resuscitata. Tre giorni dopo, Jean già poteva muovere le gambe. È stata ricoverata 6 giorni in terapia intensiva e ha lasciato l'ospedale 6 settimane dopo in perfetta salute. I medici e la famiglia erano stati testimoni a qualcosa di simile a un miracolo, uno di quei casi che la medicina non sa come spiegare, lasciando tutti increduli e sorpresi. Jean Hilliard oggi è proprietaria di un negozio di abiti da sposa e quando ricorda quella fatidica e incredibile notte in cui è tornata in vita, dice che era osservata e assistita dai suoi angeli custodi che l'hanno protetta in quei tragici momenti, aiutandola a sopravvivere. Si può dire che in questa storia il mistero è stato affiancato da un'incredibile magia. Miei cari, voi cosa ne pensate di questa incredibile avventura? Secondo voi si è trattata di fortuna o veramente gli angeli hanno fatto un intervento divino? Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima storia. Buona magia!